Prosegue il calo delle vendite di auto in Italia. A giugno 2022 il mercato ha registrato 127.209 nuove immatricolazioni, con una flessione del 15% rispetto allo stesso mese del 2021. Il primo semestre 2022 chiude con 684.228 nuove auto immatricolate, pari a un calo del 22,7%, circa 200.000 unità in meno sul corrispondente periodo dell'anno scorso. Le auto a benzina vedono il mercato di giugno ridursi del 17,8% su base annua, mentre le diesel del 21,8%. Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano la metà del mercato. L'apertura delle prenotazioni degli incentivi il 25 maggio scorso non ha generato per il momento una inversione di tendenza. Gli effetti si sono visti esclusivamente sulle pronte consegne, una porzione minimale del mercato. L'Unrae ha già espresso soddisfazione per il prolungamento dei termini di conferma delle prenotazioni, portati da 180 a 270 giorni, scadenza valida per quelli di quest'anno, mentre per il 2021 è applicabile solo ai veicoli prenotati dall'1 ottobre. Per il presidente di Unrae, Michele Crisci, il nuovo termine risulta senz'altro più adeguato alla reale situazione e fa uscire operatori e consumatori da un'estrema incertezza sull'effettiva possibilità di fruire degli incentivi. Il peggioramento del quadro macroeconomico registrato nei primi mesi dell'anno ha inciso a maggio sull'occupazione tra artigiani, micro e piccole aziende. A rilevarlo è l'Osservatorio Lavoro CNA, curato dal Centro Studi della Confederazione, che analizza le tendenze del mercato del lavoro nelle piccole imprese. A maggio l'andamento dell'occupazione è rimasto positivo. Rispetto ad aprile l'occupazione è cresciuta dello 0,4%, rispetto a maggio 2021 del 2,9%. Ma il segmento ha comunque evidenziato un rallentamento nel ritmo di crescita. In confronto ad aprile il tasso di variazione congiunturale si è ridotto dallo 0,9 allo 0,4%, in confronto a maggio 2021 dal 3,6 al 2,9%. Su questi dati ha influito in particolare l'andamento delle assunzioni, diminuite di 3,3 punti percentuali su base annua. Una riduzione che emerge ben dopo 14 mesi chiusi sempre con il segno positivo a due cifre e in un'occasione addirittura a tre cifre. Nell'ambito delle assunzioni, mentre hanno chiuso in rosso tutti i tipi di rapporti contrattuali a termine, un evidente segno di crescita ha caratterizzato le assunzioni a tempo indeterminato, in aumento del 24%. Questi contratti però riguardano ancora solo un quinto della platea complessiva. È aumentato il numero delle pensioni pagate all'INPS in Asia e Africa, ma anche nell'Est Europa, con un'età media molto più bassa rispetto a quella dei pensionati in America o del resto d'Europa. È quanto emerge dai dati presentati nel corso di un convegno promosso dall'Istituto di Previdenza e dalla Fondazione Migrantes. Sono 326.000 in totale le pensioni pagate all'estero. Ma questo numero è di gran lunga inferiore rispetto a quello dei nostri pensionati che ricevono dall'estero. Sostanzialmente il solo dato della Germania, cioè le pensioni che la Germania paga all'Italia, copre il contributo netto invece che l'Italia dà per i pensionati all'estero. Segno che effettivamente noi oggi ancora stiamo scontando in modo massiccio il contributo degli altri paesi di destinazione delle nostre migrazioni, Germania, Svizzera, ma anche alcuni paesi dell'America del Nord, la Francia, la stessa Inghilterra, rispetto a quelli di nuove migrazioni. Oggi l'INPS sta provvedendo a liquidare soprattutto le pensioni delle generazioni di coloro che sono emigrati dopo il secondo dopoguerra. Molte di queste sono diventate pensioni di reversibilità destinate a ridursi nel tempo, come avviene per esempio per quelle destinate in America Meridionale, dove le pensioni di vecchiaia rappresentano solo il 37% e quelle ai superstiti sono oltre il 60%. Spesso ci capita di fare dei regali a parenti stretti o a figli, però bisogna sapere cosa non fare per non incorrere nell'accertamento del fisco. Ovviamente tenendo conto dell'uso del contante, il regalo in contanti non potrà superare ad oggi i 1.999,99 centesimi dal 1 gennaio 2023, i 999,99 centesimi, ma non soltanto. Quando si fa un bonifico è bene precisare che trattasi di regalo, e se si precisa anche l'uso a cui è destinato il regalo nel bonifico stesso, meglio ancora.